Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Paperback Collectibles. Oggi vi porto con me al Rimini Comics 2024, dove andrò a caccia principalmente di Hot Toys e The Sage Figures. Però vediamo che cosa riesco a trovare in fiera. Andiamo! Piccola sosta a Cattolica, vado a trovare l'amico Carlo dei Collezionisti Anonimi al ristorante Avacuò e poi si parte per Rimini. Eccoci a Rimini, finalmente arrivati. Grazie ancora a Carlo perché ci ha fatto mangiare come dei maiali. Ed eccoci arrivati, andiamo a vedere la fiera. Like your joy, every man.
Eccomi qui ragazzi, dopo una bella doccia, dopo essere tornato a casa, ce n'era davvero bisogno perché veramente per un certo senso è stato veramente un inferno questa fiera perché faceva veramente troppo caldo e c'era davvero tantissima gente. Credo di aver scelto purtroppo il giorno sbagliato, però era l'unico giorno che avevo a disposizione perché ho scelto l'ultimo giorno di fiera, domenica pomeriggio. E stiamo parlando di Rimini, a fine luglio, quindi località non turistica ma di più, quindi ingresso gratuito ovviamente in fiera, quindi c'erano non solo gli interessati alla fiera ma anche gente insomma che magari andava al mare e poi si faceva un giro per i negozi del Rimini Comics. Quindi la mole di persone era davvero assurda, tantissima, faceva molto caldo, tant'è che io e il mio amico abbiamo avuto anche un paio di disavventure, però è stata una bellissima fiera. Non è stato facile fare i video, infatti questo video appunto sarà abbastanza breve, non riuscivo appunto per la mole di persone a fare dei video più o meno precisi su quelli che erano i contenuti dei negozi e quant'altro, però spero comunque che vi sia piaciuto. Ci tornerei volentieri anche perché ho visto tantissime cose, tante Hot Toys anche, tante Sage Figures, tante figures in generale, ma pochi fumetti, anche se il termine comics a volte è un po' troppo utilizzato spesso per queste fiere, per attirare persone spesso, ma non sono poi focalizzate sul fumetto, ma più sul merchandising e tanta altra roba, come già sapete. Come vedete sono tornato a mani vuote perché i prezzi erano comunque, c'erano dei prezzi fiera questa volta, ho trovato delle cose convenienti soprattutto per Hot Toys, però il periodo per quanto mi riguarda non è dei migliori e quindi non ho potuto fare particolari acquisti. Quindi ragazzi, io spero che comunque il video vi sia piaciuto, seppur breve, seppur niente di particolare, forse vi chiedo scusa. Ma tornerei in fiera, anzi se voi ci siete stati fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete avuto anche voi la difficoltà del caldo e di tutte queste persone, e niente, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io adesso ragazzi vi saluto e ci vediamo come al solito ai prossimi appuntamenti del canale. Ciao ragazzi, a presto!